coraggio ora voi, provate con me, vedrete che poi difficil non è. Se mettendo un po' d'acqua sul viso insieme a me fate brrrr. Adesso il sapone, con quello si fa un bel po' di schiuma, e quando se ne ha abbastanza si spalma sul viso, poi si fa brrrr. Dire cose radicali in forma conservatrice è controcultura. Questa radio è controcultura, voglio parlare fino all'ultimo minuto. Poterà vibrare la città, è la tua libertà, è controcultura. Buonasera e benvenuti a una nuova stagione di Controcultura. Ma di cosa parliamo in questa stagione? Beh, chiaramente, Matti, parleremo di fiabe, di storie, ma non di storie qualsiasi, di storie che la Disney ha preso in prestito, ha comprato i diritti e le ha rimodernate, aggiustate per i propri fini. Ma proprio quelle lì che abbiamo visto da bambini, in cui ci siamo identificati. Esatto, tutti quei capolavori, quei meravigliosi film che sono stati appunto presi in prestito da Collodi, dai Fratelli Grimm e molti altri, li analizzeremo, cercheremo di tirarne fuori il significato più realistico, più veritiero. Andremo a fondo di queste meravigliose storie. È vero, sono di nuovo felice adesso e sono sicura che riuscirò a cavarmela. Resterete sempre con me? Però ho bisogno di un posto per dormire la notte. Non posso dormire in un buco per terra. O su un albero, come fate voi? La prima di cui parleremo è proprio la prima pellicola portata sul grande schermo dalla Disney. Indovina qual è? No, Matti, non lo so, Matti, sei tu qua il forgiatore di stagioni. Io sono solo un mero speaker. Che cos'è? Ma è una fanciulla. Ed è proprio carina. È bella. Biancaneve e i sette nani. Attenzione, ma aspetta, non è la prima, diciamo, pellicola cinematografica che la Disney mette in cantiere? Sì, pensate un po' che è stata girata e proposta sul grande schermo al pubblico americano nel 1937. Quasi come un angelo. Angelo, eh? È una femmina e tutte le femmine sono perfide. Quindi sono passati molti anni, ma andiamo subito nel vivo dell'azione, Matti. Raccontaci un po' di questo capolavoro. Piena di arti subdole. Ma sono le arti subdole? Non lo so, ma non mi fido. Il primo tema che proprio vorrei proporre ai nostri ascoltatori, che è un tema che riguarda in maniera generale le storie della Disney, le fiabe, le favole, è proprio appunto il tutti vissero felici e contenti. E certamente non esiste un nido abbastanza grande per me. Perché queste fiabe hanno tutti l'happy end? Forse voi conoscete un posto. Rispecchia come realmente la vita. Un rifugio sicuro nella foresta. Beh, intanto vogliamo subito specificare che quando parliamo di happy ending non stiamo parlando di massaggi erotici, non stiamo parlando di Thailandia, stiamo parlando appunto del e vissero tutti felici e contenti. Lo conoscete? Tra parentesi, ci siamo stancati di questo finale anche perché non rappresenta per nulla la vita reale, la vita di tutti i giorni, la vita dei nostri ascoltatori, Matti. Davvero? Mi ci accompagnate? Si vuole sempre dimostrare che il bene trionfa sempre sul male. Ma la prima domanda è: ma è realmente così? Ecco, vediamo. Un filtro che possa trasformare la mia perfetta beltà in bruttezza e il mio manto regale in un mucchio di poveri stracci. Ma soprattutto, quale bene e quale male? Questa dicotomia, e tra parentesi voglio così mettere lì una parola che a Poppy Grippa piacerebbe molto: dicotomia. Polvere di mummia per invecchiare. Il bene e il male sono due concetti molto relativi, relativi all'interpretazione che si fa della storia in questione. Per tingere le vesti, il nero della notte. C'è chi interpreta le favole in chiave cattolica, chi in chiave esoterica alchemica, chi mitologica, e i due antagonisti, bene e male, vengono identificati in base appunto a questa chiave di lettura. Per arrucchire la voce, risata di strega. E quindi noi in questa puntata
puntata cercheremo appunto di capire questo significato nascosto, questo significato dimenticato che appunto giace sul fondo della storia di Biancaneve e i Sette Nani. Per imbiancare i capelli, un urlo di terrore. Biancaneve e i Sette Nani è una tra le fiabe più ricche di interpretazione, legate alla crescita dell'individuo attraverso avventure e inganni di streghe. Turbine di vento per agitare il mio odio. E se anche voi ragazzi vi siete stufati di tutta questa favola Disney e volete capirne un po' di più, andando al di là delle apparenze, rimanete con noi e aspettate con ansia la seconda parte di Controcultura. Uno schianto di folgore per mischiare il tutto. È la tua libertà, è Controcultura. Biancaneve, ho qui una bella mela per te. No, grazie, faccio Controcultura. Gelosa di voi, vuol farvi morire. Ma chi? La regina. La regina? Ora fuggite, presto, andate via. Nascondetevi nella foresta, dovunque. Non tornate più alla Leggia. Fuggite. Bentornati, seconda parte di Controcultura. Stiamo cercando di sviscerare Biancaneve e i Sette Nani, anche se non fisicamente chiaramente Matti. Ma volevo farti subito una domanda, Matti. La protagonista, Biancaneve, cerchiamo di andare un po' più nel dettaglio e leggere le cose che appunto in apparenza sono nascoste. Ti prego, non fuggite. Voglio farvi del male. Sì, Biancaneve, al di là dell'apparenza, ha un'origine molto vicina alla natura. In che senso? Biancaneve, infatti, nasce nel desiderio della madre. Quando, intenta a cucire, si punge un dito e una goccia di sangue cade nella terra innevata. Scusatemi tanto, non volevo mica spaventarvi. Ma non sapete quello che ho passato. Quindi un aspetto che allontana molto, diciamo, l'identificazione che le ragazzine o comunque gli spettatori che guardano questo film vedrebbero nella principessa che alla fine appunto ha una vita meravigliosa e si sposa con il principe. Una origine molto più esoterica o molto più legata al mondo appunto della natura. E che terribile paura ho avuto. Ma adesso basta, non ci voglio pensare più. Sì, infatti la madre di Biancaneve esprime questo desiderio quando una goccia di sangue del suo dito cade nella neve e questa nascita è ispirata dalla natura e dai suoi colori. Voi che fate quando avete un dispiacere? In che senso, Matti? I colori di Biancaneve, proprio della sua persona? Sì, i colori sono il bianco, il rosso e il nero. Per quest'ultimo in alcune versioni si preciserà nero come l'ebano. Oh sì, ho capito, cantate! Quindi il nero dei suoi capelli, il bianco della sua carnagione e il rosso che caratterizza le sue gote, le sue guance. E la cosa curiosa è che questi tre colori rispecchiano le tre personalità di Biancaneve. Quindi potremmo aggiungere una nuova interpretazione, quasi uno sdoppiamento o una triplice frammentazione della personalità di Biancaneve. Ma raccontaci di più. Il primo colore è il bianco, è il bianco candido, accentuato ancor di più dal rosso vivo delle guance e dal nero dei capelli. E
Il bianco è il bianco della pallida luna, l'irraggiungibile luna. Quindi c'è un altro richiamo col mondo della natura e quindi col mondo dei corpi celesti, in questo caso con la luna. Il rosso invece è il sangue, la vita che scorre ed è la parte solare. La passionalità, la veracità, diciamo le emozioni, la vita che prende il predominio sulla storia, sulla esistenza di Biancaneve. Il nero invece è la morte, in cui spesso sotto forma di improvvisi sonni Biancaneve si imbatte. E infatti da ricordare che quando Biancaneve cade nei lunghi sonni che la Disney, tra parentesi, taglia, cerca di appunto così edulcorare, la natura stessa inizia a morire, inizia a ricrearsi l'inverno, inizia a congelarsi tutto quel mondo fatato di cui Biancaneve fa parte e quindi questo richiamo ancora con la natura. Infatti Biancaneve si addormenta nel bosco, si addormenta quando viene pettinata, si addormenta quando morderà la mela, si addormenta sempre questa Biancaneve. Ci ricorda un po' un protagonista di Fight Club, Edward Norton. Tutto il mondo sentendo la stessa gioia che ha, si risveglierà. Ma il nero è associato all'ebano e alle sue stesse qualità, che sono la forza, la durezza e la resistenza. Quindi bianco, rosso e nero, tre colori che fanno di Biancaneve il primo protagonista veramente interessante della Disney. Anche se va storta qualcosa, che importa se un sorriso avrà. Biancaneve giunge nel bosco, lasciata lì dal cacciatore incaricato di ucciderla, e lì dovrà continuare la sua vita perché quella è la sua origine. È vero, sono di nuovo felice adesso e sono sicura che riuscirò a cavarmela. Resterete sempre con me? Un'origine appunto che la allontana dal mondo ovattato della propria famiglia e che la spinge lontano appunto dagli affetti nel mondo reale alla ricerca di una felicità che deve ancora guadagnarsi. Però ho bisogno di un posto per dormire la notte. È la tua libertà e controcultura. Cacciatore, no, ti prego, non mi uccidere. Va bene, dai, però mi paghi l'abbonamento a Netflix e a Controcultura. Un giorno uno scoiattolo a correre sfidai, mi corse tanto appresso, ma non mi raggiunse mai. Vedi di smetterla questa assurdità, la canzone sciocca come chi la canterà. Con mani bagnate e ben saponate, sfregate perché bisogno ce n'è. Avrete un po' di freddo però, non è brutto in fondo pulirsi un po'. Muovetevi lì presto perché il pranzo di là ci aspetta di già. Terza parte di Controcultura in questa nuova avventura alla così riscoperta dei classici Disney e non solo. Ma Matti, dopo aver parlato di Biancaneve, i significati dei colori, il significato della natura, noi chiaramente ci ricordiamo con affetto di altri protagonisti. Questi protagonisti sono sette. Sì, sono i sette nani. Senti che profumo, sei matto, portami via il mio taso, la mia febbre del fiero. E non sai che effetto mi fa? Ma perché proprio 7? Perché questo numero? C'è un motivo dietro il quale appunto si cela qualche significato nascosto? Il numero 7 insieme al numero 3 è il numero sacro più diffuso nella mitologia e nelle religioni. Grazie. Quindi un significato quasi pitagorico? Sì, tra i collegamenti più frequenti, quello con i sette pianeti, più precisamente quei corpi che per gli antichi non avevano una collocazione fissa nel cielo, e parliamo del Sole, della Luna, di Venere, di Giove, di Marte, di Mercurio e di Saturno. Brutto imbecille, ma il momento per
bastardo tira. Ma che ci posso fare? Sai com'è? Quando ti scappa, io... mi scappa! E quindi questi sette nani prendono o ricordano le caratteristiche dei vari pianeti. Arriva! Attenti! Proprio per questo suo collegamento con il cielo, il numero 7 venne eletto a simbolo di saggezza e riflessione. Nella nostra storia, i sette nani sono collegati a questi sette corpi celesti. Ecco perché Shevchenko portava il 7. E questa potrebbe essere un'altra spiegazione anche del perché nel calcio odierno molti numeri 7 sono saggi, forti o comunque stanno facendo la differenza. Lo leggo! Fa un nodo stretto! È fatto! Non c'è più pericolo. I sette nani sono collegati proprio per temperamento, per caratteristiche, ai sette corpi celesti. Grazie! Ma questo è presente nella Disney, nella storia che diciamo che conosciamo, o nella storia originale? No, è presente nella Disney, perché nella storia originale i sette nani non erano così caratterizzati, ma Disney ha voluto rimarcare questa associazione. Angelo, eh? È una femmina! E tutte le femmine sono perfide! Quindi diciamo una decisione quasi commerciale per appunto rendere più comprensibili e maggiormente identificabili le varie peculiarità dei sette nani. E bada, sai. E tu, non lasciare entrare nessuno in casa. Brontolo è associato alla ritrosia e alla prudenza di Saturno. Tu devi essere Brontolo. Sì. Mammolo alla pudicizia di Venere. E tu? Tu sei Mammolo? Oh, ciao. Eolo ricorda la forza irruenta di Marte. E tu? Tu sei Eolo. Dotto è legato alla giovialità di Giove. Tu sei Dotto. Dotto? Ah, sì, è vero. Pisolo rappresenta il mondo onirico della luna. Tu sei Pisolo. Come hai indovinato? Gongolo, la vanità del sole. Tu devi essere... Gongolo, sì, sono io. Cucciolo, la duttilità di Mercurio. E questo è Cucciolo, si esprime a smorfia. Non può parlare. Oh, non lo so, non ha mai provato. Veramente una grande spiegazione, Matti, grande, grande, grande. Ma siete dei nanetti. Fortemente legati alla natura, i nani vivono nel sottosuolo, sono abili minatori, trasformano i metalli attraverso la lavorazione in oro e diamanti e forgiano oggetti preziosi. Come state? Se Biancaneve vive sopra la terra, dove si addormenta, e al suo risveglio tutta la natura si risveglia come al ritorno della primavera, così i nani agiscono nel sottosuolo, dove c'è la vita dei germogli, degli insetti, le falde acquifere, la vita sommersa che esploderà in superficie con l'arrivo della primavera, Biancaneve. Ho detto, come state? Quindi un'altra contrapposizione tra il mondo, diciamo, di Biancaneve e un altro mondo, quello dei nani. Sto come mi pare. C'è quasi sempre il bene contro il male, la notte contro il giorno, due aspetti, diciamo uno yin e uno yang, che sempre si mescolano in continuazione. Oh, allora parlate, sono proprio contenta. Appunto il ciclo delle stagioni, Biancaneve rappresenta la primavera. Non ditemi chi siete, indovino io. E infatti quando Biancaneve sembra ormai morta, nel finale della fiaba, i sette nani ne conservano le spoglie nel cristallo perché la terra non può accogliere il candore lunare del suo volto e il rosso vivo solare delle guance. Chi siamo, lo sappiamo! Chiedile chi è lei e cosa ci fa qui. Ah già, che fai e che cosa sai? Che cosa... E tu chi sei, mia cara? Ma quindi, Matti, quando Biancaneve si addormenta ripetutamente nella fiaba, cosa succede realmente al mondo in cui ella vive? Oh, sì, scusatemi, io sono Biancaneve. Biancaneve? La principessa? Sì! Biancaneve, quando è sveglia, rappresenta la primavera, quindi quando dorme, rappresenta l'autunno che va verso l'inverno. Infatti, nella vicenda della fiaba, quando lei sembra morta e i nani conservano il suo corpo nel cristallo, questo cristallo rappresenta il ghiaccio invernale che ricopre e custodisce la terra, solo apparentemente morta. Metti il frutto nel veleno... fino a quando ne sia pieno. Quindi quasi un richiamo al mito greco e poi appunto romano di Primavera, la figlia di Era, che rapita da Plutone, da Ade, porta l'inverno quando trascorre sei mesi nel sottosuolo e porta la primavera quando ritorna in superficie. Guarda! Ora appare già il simbolo di ciò che dà
Quindi la primavera, Biancaneve, apparentemente morta, in realtà è potenzialmente fertile e rigogliosa. Fatti bella per tentarla e per sempre addormentarla. E qui arriviamo al bacio del principe. Potrebbe esserci un antidoto, non devo trascurare nulla. Il bacio del principe rappresenta l'unione dei due opposti, femminile e maschile, yin e yang, negativo e positivo, che risveglia la natura. Ah, ecco qua. La vittima del sonno mortale potrà essere richiamata in vita soltanto dal primo bacio d'amore. E quindi, con questo risveglio della natura, con questo risveglio da un passato forse troppo ovattato come quello della Disney, abbiamo cercato di squarciare quel velo di Maya che per troppo tempo era rimasto intoccato. Quando lei l'addenterà, nel sonno mortale piomberà. È soffocata, cadrà nell'oblio. Allora, la più bella sarò io! Questo è Controcultura, un programma di Federico Manica in arte Ciuchino, Maraschino, Mattia Bellecchia in arte Jack Lamotta. Champagne! Non c'è pericolo, i nani la crederanno morta e la seppelliranno! Andiamo ad ascoltar. Scusa, dove si ascolta questa roba? Ma è chiaro, su Controcultura. La libertà.